Le 11:30 di questa lunga giornata di workaround, di questa prima giornata, e chiudiamo questa giornata di interviste con un'intervista a Maria Laura Turco all'interno di un luogo, diciamo, poco, o meglio, diciamo, meno ordinario rispetto alle altre interviste di Liberi TV, una gelateria. E tu? Sì, ok. Allora, abbiamo fatto questo walk around perché stiamo chiedendo la calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare sulla quale abbiamo raccolto 67.000 firme per l'eutanasia legale. L'associazione Luca Coscioni ha depositato oltre un anno fa 67.000 firme dopo averle raccolte nei tavoli per le strade e tra le persone anche in periodo estivo, quindi insomma con notevole aggravio di forze umane, di energie. E tutto sommato però non si è arrivati a niente, nel senso che il Parlamento non ne discute proprio, cioè non calendarizza e neanche l'argomento viene mai preso in esame. Allora, abbiamo tentato con questo walk around di attirare l'attenzione e quindi continuiamo a chiedere questa cosa. E le iniziative dei prossimi giorni dell'Associazione Luca Coscioni saranno questo congresso che si terrà il 19, il 20 e il 21 di settembre nell'Hotel Radisson via Filippo Turati 171, fermata della metropolitana Piazza Vittorio, e penso che sia molto importante di partecipare. Io annuncerò la mia partecipazione, invito tutti i miei amici e le persone che mi conoscono a partecipare anche loro a questo importante congresso, e ricordo ancora una volta che l'associazione Luca Coscioni si occupa di libertà per la lotta per la libertà di ricerca scientifica e ha ottenuto importanti successi proprio quest'anno grazie alle iniziative giurisdizionali intraprese dagli avvocati, principalmente dall'avvocato Filomena Gallo, ma anche da tutti gli altri avvocati dell'associazione Luca Coscioni, come peraltro anche di altre associazioni, che appunto sono sfociate in questa pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale della legge 40 del 2004. Quindi niente, la battaglia continua e il congresso sarà un'occasione per incontrarci, per organizzare ancora altre battaglie e quindi spero che insomma verranno tante persone e collaboreranno, ci aiuteranno a portare avanti queste importantissime iniziative. Perfetto, dal serio al serissimo, com'era il gelato? Buonissimo. Grazie alla gelateria Venchi che ci ha ospitato. Che gusti hai preso? Non me lo ricordo più, ma in ogni caso cioccolato fondente, solo che qui hanno un nome particolare, adesso non mi ricordo, comunque li consiglio. Va bene, grazie a Maria Laura Turco.